l'innovazione porta sfortuna, diceva lo scrittore, semiologo e filosofo Umberto Eco. Essere superstiziosi e da ignoranti, ma non esserlo porta male, secondo il drammaturgo, attore e regista Edoardo De Filippo. Ma gli abruzzesi sono superstiziosi? Insieme ad Andrea Berardinelli cercheremo di scoprirlo, chiederemo loro appunto se sono superstiziosi, se di solito fanno dei gesti scaramantici, ma anche cosa pensano delle persone superstiziose. Andiamo a vedere insieme. È superstiziosa? No, da sempre. Credo più nelle potenzialità personali, quindi non è un argomento che mi dà fastidio. Certo, ho delle amiche che ne so, andiamo in macchina, passa un gatto nero, Fabiana rigira, mi raccomando, questo ci porta male. Però diciamo che sono libera mentalmente su queste cose. Non sono scaramantico, quindi non credo a superstizioni e cose di questo genere. Anzi, io a volte quando mi vedo un gatto nero passo tranquillamente con la macchina, mi capita di passare sotto la scala tranquillamente, quindi non ci credo, diciamo, dai. Conosce invece persone che lo sono in maniera esagerata? In maniera esagerata no, però mia moglie è una tipa scaramantica. Cosa fa? Ma sicuramente se c'è un gatto nero aspetta che qualcuno passi, oppure il contrario di me, se c'è una scala sicuramente non passa giù. Mai fatto gesti scaramantici di nessun tipo? No, mai. Tu? Ogni tanto, dipende. Quali gesti sei solita fare? A toccare il ferro, le corna, non lo so, dipende. In quali occasioni? A scuola. L'interrogazione e le verifiche. Perché? Per portafortuna. Guido spesso, solitamente quando vedo un gatto nero davanti, solitamente cerco di aspettare un'altra macchina che passa. Non sono superstizioso, quindi viviamo la vita con quello che ci offre, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo, assolutamente. Non sono per niente superstizioso, dai. E cosa pensa invece delle persone che lo sono? Ma rispettiamo quello che pensano tutti, ovviamente, questo deve far parte della nostra vita, del nostro pensiero, e niente, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo. Tutto. Le è mai capitato di assistere a qualche gesto scaramantico particolare che le ricorda e le ha colpita? Ma in particolare no, diciamo solo nella vita da stadio semmai sono i gesti scaramantici. Fanno i tifosi proprio quelli che sono più superstiziosi, scaramanti? Oddio, gesti particolari non li ricordo, però è una tematica che diciamo oggigiorno, soprattutto in questi ultimi giorni, è meglio tenere da parte visto l'andamento calcistico che abbiamo tutti a mente, per cui nulla di particolare. Lo faccio anche sotto le scale. Non succede niente. Io lo seguo. Per niente, non sono superstizioso, sono ottimista. Credo al destino, ma non alla superstizione. Tipo gatti neri, queste cose qua, no, io non in quel senso là no. Però altri gesti scaramantici, l'è capitato a volte? Non si può dire. È quello classico maschile che capita qualche volta, ma di rado. Non sono superstizioso, no. Cosa pensa invece delle persone che lo sono? Ma sinceramente se uno è superstizioso io lo accetto, perché è una loro scelta e alla fine ognuno fa quello che pensa meglio. Io nella superstizione non è che ci credo tanto, poi alla fine è la giornata come ti viene, così penso che la prendo come mi viene. Da abruzzese superstizioso a napoletano partenopeo ancora di più, quindi abbiamo aggiunto, se non incorporato, quindi raddoppiato la superstizione, poi di questi periodi ci vuole proprio. Quali gesti scaramantici fa di solito? Ma di tutto, non mi basta nemmeno più una mano, ce ne vogliono due. Cornetti? Abbondano, alla crema e al cioccolato. Ma li tiene in casa, dove li esiste? Tutto, anche su apparecchi mobili. Ah, quindi anche sul telefonino? Dappertutto, siamo arrivati anche al cornetto 2 3.0, quindi... Nella sua famiglia è l'unico superstizioso o siete tutti superstiziosi? No, seguono tutti la mia stessa scia. Anche i suoi figli? Decisamente sì. Oggi me l'ha chiesto, papà, portiamone due, non uno.
La iella non esiste, se lo deve mettere bene in testa. Non esiste. Mi meraviglio di lei, commissario, che parte europeo dall'accendere napoletano. Sì, sì, sono napoletano. E meno sì. Male che mi sono premunito di tutti questi piccoli amuleti e amuletini. Ma che servono? Ma che servono? E invece contro la iella. Ma che servono? Di che cosa ha paura? Qua siamo in questura, ci sono centinaia di poliziotti. Che mi dica quel nome? Aspetti, scusi un attimo, che è meglio premunirsi. Quello è potente, mio. Potentissimo, signor commissario. Sì, se la questore io sarei già morto di una morte congenita, naturale o la palissiana? Che c'entra la palissaura, su? Questa è tutta roba scientifica, Uffa, mi faccia quel nome! Io lo faccio. Sì. Prenda in mano l'antidoto. Per cortesia, signor commissario, prenda in mano l'antidoto, la prego. È una. Questa è il gobbo maschio, porta bene. La gobba femmina invece porta iello. Mi faccia quel nome e basta! Io lo faccio, Sì. Corinto? Sì! Corinto Marchiella! Ha visto? Ha visto che è successo? E meno male che abbiamo tenuto in mano questa roba, sennò ci veniva addosso il palazzo di giustizia! Ma no, signore, è stata la ruggine che ha fatto cadere quel coso! Vada via, che non ho tempo da perdere con lei! Un momento! Vada via, prenda questo! Prenda questo, via! Stia fermo, no, metta qua, stia fermo! E mi sono in casinezza, commissario! Vada! Attento ai vetri! Attento ai vetri, vada! Arrivederci! Vada! Suonate, mi potete pure ammazzare a me, io più forte di così non ci vado, anzi, metto pure la prima. Molto. Tanto pure, ha voglia. E quali gesti scaramantici fai di solito? Le corna, l'unica cosa è le corna e basta. In quali occasioni? Qualsiasi, quello che capita, sotto le scale, gatti neri, qualsiasi cosa. Soprattutto quando passa la macchina con i morti, eccetera. Quindi il carro funebre... Sicuro, quello per forza. Tu? Idem, uguale. Proprio, sono superstiziosa su tutto. Anche in famiglia siete tutti superstiziosi? Sì, molto. Il numero 17. Perché? Non lo so. Le è capitato che di venerdì 17 le siano capitate delle cose spiacevoli? Forse l'inculcazione che magari ti danno le persone adulte, capito? Se no non mi è mai capitato niente. No, non lo temo, però se devo fare qualcosa lo farò il 18 o il 16, insomma. No, non sfidiamo la sorte. Noi ci abbiamo come educazione familiare, io il martedì, mia madre il martedì niente, lei il venerdì. Quindi per noi la settimana è 5 giorni, lasciamo, lo facciamo domani. Ma cosa non si fa il martedì e il venerdì? Qualche cosa un po' di serio, leggermente serio. Una spesa, per esempio, è più importante. Se la posso fare il giorno prima, il giorno dopo, insomma, ci penso. Venerdì 17 va benissimo per me, non ho problemi. Quindi le porta fortuna? Sì, diciamo di sì, è una data che mi piace. Io sono nata il 17-7-57, quindi questo 17 c'è sempre. E cosa pensate invece delle persone che sono molto superstiziose? Avranno un po' la vita condizionata, secondo me, perché è difficile cercare di evitare situazioni in cui non si possa essere superstiziosi, credo proprio di sì. No. È meglio non esserlo, si vive più tranquilli. Questo è quello che io penso. Perché non è neanche da persone credenti essere superstiziosi. Quando incontra quindi un gatto nero lungo la strada, cosa fa? Mi fermo e faccio passare prima qualcun altro. Durante la giornata e di notte? Di notte passo e tocco ferro. Lei è superstiziosa? Assolutamente no. Cosa pensa delle persone superstiziose? Ma è un loro modo di concepire la vita. Rispetto le idee di tutte mi tengo le mie. Io penso che nel 2018, non lo so, la superstizione... Cioè per me è una cosa surreale, cioè nel senso come poi se la vogliamo prendere per lo scherzo, il cornetto rosso, il cornetto d'argento. Dentro la cucina c'è il ferro di cavallo verniciato rosso. No, però era del nonno, non è una questione di superstizione, era del nonno suo, lo tengo lì, non è che compro il ferro di cavallo per tenerlo in cucina o cornetti, tranne qualcosa che mi è stato regalato. Quindi è un ricordo. Un ricordo, sì, assolutamente sì. Il gatto nero un po' fa. Forse più un'occhiata cattiva delle persone, no al gatto nero, non la scala. Il fatto
che forse delle persone possano dare un minimo di energia negativa, forse sì, quello. Quello sì, cioè come si difende? Ma niente, non mi difendo. E non hai raccontato a tutti i paesi che io sono un oiettatore? Ma non è vero. È vero, sono un oiettatore. E tu lo devi testimoniare davanti al giudice. Vuoi che dica davanti al giudice che tu sei un oiettatore? Sì. Rosariuccia, no. Dico tutto quello che vuoi. Anatema a te. No, abbassa quella mano. Anatema ti colga. Anatema. No, non ci credo a queste cose. E cosa pensi invece di delle persone che lo sono? Ma che è una cavolata, quindi non ci sta bisogno di credere a queste cose. Penso che essere superstizioso sia un po' essere non pensare molto, non essere ragionevole. No, non sono superstizioso. Cosa pensate invece di persone che sono superstiziose? Ma niente, ognuno ha le proprie idee, quindi va bene così. Oh, no, non siamo superstiziosi. Prima spesso controllavo l'oroscopo al mattino e per vedere come andava la giornata. Adesso non lo fa più? No. Cosa pensa invece delle persone che sono molto superstiziose? Probabilmente forse non hanno sicurezza di sé, quindi affidano il loro destino a credenze di altro tipo. Questo ufficio c'è un oiettatore. Non faccio nuova per rovinarlo, ma sta proprio in questo momento. No, ma non dica queste cose, l'oiettatura è una superstizione, roba da zingari. Ah, lei non ci crede? No. Avrà le prove. No, sciocchezze, non esistono oiettatori. So, ma questo non si tratta di un oiettatore così, questo di quattro non sono, sa, da strapazzo. No, questo discende da una famiglia di famosi oiettatori, è un oiettatore ereditario. Eh sì, il nonno, buonanima, era imbarcato sul Titanic in qualità di marinaio. Lei sa al Titanic cosa è successo? No, grazie a te. No, morirono tutti, si salva solo il nonno. Lo sbarcarono a Messina, lui si voltò in giro, dice, ma che bella città. Alla notte, terremoto di Messina. Non ci crede. Lui andò a fare i bagni a casa Micciola, un giorno. Ma no, non si crede ai complessi. No, saranno state delle incredibili coincidenze. Me le chiamo coincidenze. È una coincidenza oggi, è una coincidenza domani. Sono troppe coincidenze che coincidono. Beh, insomma, io non ci credo. Non ci credo. Comunque, se le fa piacere, possiamo allontanare dalla sua stanza cavallo, no? No, cavallo no. Poi il cavallo fa comodo. Insomma, un cavallo fa sempre comodo. Ma lei? Lei allora vuole alludere a colà... No, mi per carità, qui succede un disastro, una catastrofe, per carità, lo nomini. Buongiorno, alzo le mani. Buongiorno, comunque tutte queste sono sciocchezze, sì. Si rimetta al lavoro. Devo fare forse una cosa, altrimenti non la faccio, da sempre, cioè le stesse vie, le stesse cose, se devo stare sotto una scala non ci passo, e se vedo un cantoniere mi fermo. Sì, sono molto superstizioso, perché anche se vedo una partita di calcio, per esempio, mi devo spostare una sedia affinché il risultato sia giusto per me. Non so, sto seduto un'ora lì, ma dico adesso mi sposto lì e vinciamo. E poi funziona? A volte sì, funziona. Se mi metto sempre, per esempio quando vedo la Juventus, la voglio far perdere, devo spostare di sedia, perché io sono anti-juventino. Quando gioca magari la nazionale, a volte sì, però... E quale gesto fa? Faccio le corda. Mi ricordo che mia nonna quando era in vita aveva questa cosa del sale quando cadeva di gettarselo dietro la schiena ed è una cosa che mi accorgo che mi è rimasta. Altri gesti scaramantici che hai avuto modo di vedere nel corso degli anni? Ah beh, ho visto un sacco di persone avere problemi con i gatti neri. Io un gatto nero ce l'ho, penso che sia uno dei colori più belli, però vedo che molte persone si spaventano. Vedo persone che non passano mai sotto le scale, cioè questo sicuramente, personalmente ho rotto degli specchi, non so se
Quindi per 7 anni tutto a posto? Per 7 anni sarà sistemato. Per il resto queste sono le situazioni maggiori che vedo in giro, che sono anche un po' cose che si perdono nella vecchia cultura, perché penso che di nuove scaramanzie in realtà non ne conosco, è tutta roba che si perde un po' negli anni 80, negli anni 70. Quindi i giovani sono meno scaramantici rispetto ai loro genitori? Secondo me sì, perché non lo sanno. Perché la scaramanzia, cioè magari tendono poi invece a avere dei meccanismi autonomi, cioè non so, per dire, c'è il calciatore che fa quella cosa prima di, allora questa cosa un po' passa in alcuni giovani come propiziatorio più che scaramantico, però la vecchia scaramanzia come la conosciamo secondo me si sta perdendo sui giovani. Più prima, quando giocavo pure a pallone qualcosa, c'era qualche rito scaramantico che facevo, però diciamo niente di esagerato, come diciamo allacciare le scarpe in un certo modo, fare le cose del genere, però un rito... In che modo si allacciano le scarpe? Qual è il rito scaramantico? Col fiocco sempre, però no, diciamo che avevo un rito di mettermi prima una cosa e dopo mi allacciavo la scarpa prima di entrare in campo. Sinceramente no, anzi piuttosto ho visto, siccome giocavo anch'io, giocavamo insieme, ho visto che fare gesti scaramantici e poi sbagliare il rigore. Quindi proprio perché ci si distrae? Cioè, secondo me... Ad esempio pure Valentino Rossi ha il suo rito scaramantico prima di partire con le moto, che... Qual è? È un po' brutto da far vedere, che si gratta sia davanti che dietro, si alza la moto, si mette a ciuccare la moto. Sono dei riti che fa sempre prima della gara, però... Lui però pare che porti... Bene, ha vinto 9 mondiali. Però qualche volta sono superstizioso, sì. In quali occasioni? Sono superstizioso quando, per esempio, sento da qualcuno dire guarda, mi è successo così, così, non ci vado più, allora magari devo fare quella cosa anch'io e sono superstizioso. Cosa fai che mi succede veramente, devo dire? Sotto la scala, passi sotto le impalcature, sì. Cosa teme? Non lo so, questo non mi viene... Spero non il peggio. Per me è un po' di ignoranza, c'è una superstizione. Io non credo a questo genere di cose, quindi non... niente da fare. Però se qualcuno ci crede, perché no? Può anche aiutare a volte. Se incontra un gatto nero, cosa fa? Qualche volta lo faccio, sì. Magari fermo, lo faccio passare. La superstizione, a mio avviso, è un retaggio dell'ignoranza. Quindi... penso che siano, non dico ignoranti sicuramente perché non lo sono, però magari credono a cose che effettivamente non hanno motivo di esistere. Dire, mettersi magari un qualcosa di rosso, ecco, perché magari a volte ci sono delle persone invidiose, solo per in questi casi. Gessi no, però per esempio quello che diceva lei, il fatto del rosso con mia figlia, a volte mi è capitato, sì. Magari dove so che ci sono persone potenzialmente invidiose, metterle una mollettina rossa, sì, questo mi è capitato, però semplicemente questo. Ma io non sono mai stato. E cosa pensa invece delle persone che sono superstiziose? Ma diciamo che come le accetto come sono, perché non si possono cambiare, perché se uno ha un'idea, sono fatti così, bisogna accettarli anche così, perché d'altronde non lo possiamo cambiare, sperando che anche loro la pensano come la penso io, rispettare anche a noi che non lo siamo, ecco. Ma guardi, massima tolleranza, ognuno la pensa a modo suo, l'importante è che la superstizione di altri non vada a ledere quelli che non lo sono, quindi... Le è capitato di assistere a delle scene, a dei gesti scaramantici che l'hanno colpita in maniera particolare? Vabbè, i classici gesti, quelli usuali, di fare corna, di toccare parti diciamo intime per scongiuri, sì, le solite, insomma, niente di trascendentale. Non mi sono mai posto il problema di essere superstizioso. C'è il solito classico gatto nero. Cosa fa? Quelli che fanno tutti all'incirca, torno indietro o mi fermo, aspetto un altro. Se incontra un gatto nero che fa? Mi gratto, che porta sfortuna, però chi dice che porta fortuna il gatto nero? È più il grigio che porta sfortuna, così dicono, poi non lo so. In conclusione un saluto a tutti voi che ci avete seguiti, un ringraziamento ad Andrea Berardinelli, superstiziosi. E non guardate al futuro con ottimismo.